Buongiorno a tutti, benvenuti, io sono Erdogan Tufa e oggi vi parlerò di quantum computing. Quanti di voi sanno poco o poco niente sul quantum computing? Ho alzato la mano pure io, quindi siamo tutti nella stessa barca. Ok, mi presento, sono principalmente uno sviluppatore .NET, appassionato di tutto quello che è pattern, clean code, solid. Ho un mio blog dove intanto scrivo degli articoli su queste tematiche. Lavoro per Bordi International, un'azienda, una multinazionale di BI e CPM. Abbiamo il nostro prodotto che vendiamo a livello mondiale. E siamo dentro anche nei Magic Quadrant di Gartner, per chi conosce Gartner. I miei amici mi definiscono matto o coraggioso, alcuni matto, alcuni coraggioso. In un contesto quantistico si dice entrambi, tutti e due i possibili stati. Bisogna essere anche un po' matti e coraggiosi per arrivare qua a fare una presentazione sul quantum e pensare di spiegarvi in 20 minuti la fisica quantistica o il quantum computing. Partecipo frequentemente ai vari meetup nella mia regione, di cui un front-ender ticino, e loro hanno questo motto, Share to Learn, che condividiamo un po' tutti di questo gruppo. Io ho iniziato a fare i primi talk lì, però ho introdotto un nuovo principio anche, un Learn to Share, che per me significa, mi interessa un argomento, voglio impararlo entro una determinata data, quindi propongo un talk, propongo un meetup, esattamente quello che ho fatto qua, mi sono obbligato a imparare il quantum computing proponendo questo talk. Lo dico perché magari potrebbe essere interessante per qualcuno questo approccio. Qualche anno fa mi è capitato tra le mani questo libro di quantum computing in ufficio, ho cominciato a sfogliarlo, nelle prime pagine ho cominciato a trovare funzioni sommatorie, lettere dell'alfabeto, incomprensibile per me, e ho pensato, ma da sviluppatore, da 10 anni di sviluppo qualcosa sugli algoritmi so, vado nella pagina degli algoritmi, probabilmente qualcosa ci capisco, la pagina degli algoritmi era qualcosa di questo tipo, di nuovo lettere, funzioni, sommatorie, e più o meno la mia reazione è stata questa. Per fortuna che il libro diceva che era un gentle introduction, e se fosse stato complesso, come sarebbe? Perché succede questo? Qualcuno mi spiega queste due righe di codice? Chi ha il coraggio? Su? Chi mi spiega cosa fanno queste due righe di codice? Ok? Prendono hello boxed, me lo portano in uppercase, è un'altra funzione che fa viceversa. Come ci spiegherebbe un matematico questa cosa? In questo modo, più o meno. Sia f è una funzione definita in a, che ha valore b, tale che la sua funzione di x, la sua f di x è uguale a y. Si dice funzione inversa, la definizione in b del valore di a, tale che la sua funzione inversa in y sia uguale a x. La funzione inversa ha per dominio e codominio, rispettivamente il codominio e il dominio della funzione di partenza. Tutto sto casino per ridirci la funzione che vi ho fatto vedere prima, uppercase e lowercase, dominio del codominio, un set di insieme, eccetera. È chiaro che se prendete un qualsiasi libro di quantum computing non ci capite niente, come è successo a me. Quindi io mi sono chiesto, ma si riesce a capire il quantum computing senza dover avere una laurea in fisica o essere matematici? Secondo me sì, ed è quello che cercherò di fare qua oggi, però allacciatevi le cinture perché devo andare molto di fretta per darvi tutti i concetti. Magari qualcuno ha sentito parlare del gatto di Schrödinger o l'ha visto recentemente da qualche parte. Schrödinger ha immaginato questo esperimento. Mi sono immaginato un gatto in una scatola con del veleno e un meccanismo di decadimento radioattivo che faceva partire questo meccanismo che mi avrebbe avvelenato il gatto. E si dice che finché non apro la scatola non so se il mio gatto è vivo o morto. Anche qua. Ma a Schrödinger, cosa me ne faccio io del gatto morto nella scatola? Non si riesce a capire bene il significato. Vediamo se entro la fine del talk riuscirete a capire questa domanda. Quando prendete un libro o date un'occhiata al quantum computing si parla del bit classico. Il bit classico può avere uno stato, come sappiamo tutti, o 0 o 1, acceso o spento. Il qubit, ovvero il quantum bit, può essere 0, 1, o entrambi. Questa è un po' la parte particolare della superposition, si chiama.
come fa a essere un bit sia 0 o 1? Noi siamo abituati a ragionare o parto da 0 o parto da 1. Se pensate al quantum bit come un potenziometro, ecco che nella nostra mente si avvicina a qualcosa di molto di più vicino, perché il potenziometro è acceso e spento o entrambi, può essere un po' acceso, un po' spento. Quindi questo è qualcosa che si avvicina più a un quantum bit. Un altro esempio che a me piace molto è quello dell'esempio della moneta. Ho una moneta, testa o croce, 0 o 1. Ma se per assurdo mi trovo la moneta in questa situazione, è testa o croce? Entrambi. Non ho ancora uno stato definito, il gatto è vivo o morto? Anche in quella situazione si parla di entrambi. L'esempio della moneta, secondo me, è un buon esempio per capire il principio della superposition. Perché se avete una moneta, finché uno stato definito 0 o 1, lo riconosco. Ma se faccio il gioco della moneta, lo lancio in aria, finché è in aria resta in uno stato indefinito. Solo quando mi collassa sulla mano e faccio il gioco, in questo momento ho uno stato definito, o è 1 o 0. Basta misurare quello che si fa nel quantum computing, si misura e si scopre che se è testa o croce. Ricordatevi l'esempio della moneta se vi viene il dubbio della superposition. Questo è un ottimo metodo, molto semplice, ancora più semplice di quello del gatto, secondo me, per capire il quantum computing. Si passa da degli stati, da un sistema deterministico di stati a qualcosa di probabilistico, che è l'esempio della moneta. L'esempio della moneta è una distribuzione di probabilità. Ho il 50% di possibilità che la moneta sia 0 o il 50% della possibilità che sia 1 in base alle volte che lo lancio. Questo, la distribuzione di probabilità, non è una cosa nuova, nel machine learning lo troviamo tantissimo, abbiamo sempre un risultato con una probabilità che sia buona o no. Algoritmi, se avete mai visto gli algoritmi, il classico, quello del commesso viaggiatore, si cerca di determinare la distanza minore che c'è tra i punti. E per far questo, se noi umani osserviamo e vediamo in parallelo, riusciamo subito a riconoscere il pattern. Ma se avete visto un po' gli algoritmi di intelligenza artificiale, far questo a un computer è molto più complesso, bisogna usare degli algoritmi. Mentre anche un bambino riuscirebbe a darmi questa soluzione, già a 5-6 anni noi ci mettiamo, colleghiamo i punti e riusciamo a dare un risultato del genere. Il quantum computing è come se avesse questa visualizzazione e riuscire a gestire gli stati in parallelo per darci una risposta. Con questo esempio magari vi è ancora più semplice capirlo. Questo è come risolverebbe un computer classico un labirinto, quindi parto, provo, come facciamo noi da bambini, arrivo a un certo punto, ho sbagliato, torno indietro e riprovo. Il quantum computing, quello che fa, gli algoritmi quantistici, quello che fanno, è considerare gli stati in parallelo. Ogni step che faccio, io posso considerare molti più stati invece di considerarne uno solo alla volta. Questo mi permette di avere nei miei algoritmi una velocità esponenziale rispetto a un computer classico nella risoluzione degli algoritmi. Alcuni algoritmi si parla da complessità n a radice di n, la velocità di risoluzione, quindi se parliamo delle operazioni che dovrei fare 10 miliardi per la risoluzione dell'algoritmo, qua si parla di 100.000 operazioni che sono molto 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 minori, quindi ho una velocità esponenziale di risoluzione. Cerchiamo di capire come scalano anche. Se io ho 2 bit posso rappresentare lo stato 00, 01, 1011, ho i possibili 4 stati. Se voglio mantenermi tutti gli stati mi servono 8 bit, mentre mi bastano 2 qubit per avere tutti questi possibili stati. Magari con 2 bit è un po' semplice. Vediamo con 4 cosa succede. Con 4 bit già, per mantenere tutti i possibili stati ho bisogno di 64 bit. Cambia tantissimo. Mentre per rappresentare tutti gli stati con un computer quantistico mi bastano solo 4 qubit. Cosa succede con 300 qubit? Ho un numero talmente grande che io non saprei neanche pronunciarlo, questo numero. Sono 2 con 19 zeri. I possibili stati che già con 300 qubit sono 2 e 19 zeri. Molti di più del numero degli atomi conosciuti nell'universo. Qualcuno potrebbe dire, ma però adesso siamo ancora 20, 30, 50 qubit. Sì, però vi ricordo che i primi transistor erano grandi come il palmo di una mano. Al giorno d'oggi, in una piccolissima superficie, ne abbiamo milioni o miliardi di transistor. Quindi magari non siamo così tanto lontani, perché negli ultimi anni IBM e altri hanno rivoluzionato tantissimo questa parte qua. Per immaginarsi un po'
il qubit, molte volte viene usata la sfera di Bloch, si chiama. Il qubit non è nient'altro che un vettore all'interno di questa sfera. Il suo punto e la sua posizione mi determina lo stato. Se è in verticale è 0, se è sotto è 1, tutti gli altri stati sono probabilistici, quindi in base al punto dove si trova potrebbe essere più vicino allo 0, potrebbe essere più vicino allo 1, ma potrebbe essere anche più vicino allo 0 e in alcuni casi molto rari, se lo misuro, mi collassa in 1 perché fa un effetto di tunneling, si chiama, che mi finisce in un altro stato. Gli operatori possibili sono sempre delle rotazioni, quindi si parte da un punto, si applica una rotazione in X, una rotazione in Z o una rotazione in Y. L'operatore più interessante è l'operatore H, Hadamard si chiama, adesso lo vediamo. Parto da 0, quindi lo stato del mio bit è 0. Se applico la funzione H, mi fa una rotazione sulle due assi, quindi me lo trovo sull'asse X. Ecco che qua sono già in superposizione, perché se misurassi il mio stato quantistico in questo momento, il bit potrebbe collassarmi in 0 o in 1. Ho il 50% di probabilità che mi collassa in 0 o in 1. Se riapplico la stessa trasformazione, capite che mi ritorna esattamente dove, all'inizio dello stato, quindi 0. In questa situazione io posso misurare 100 volte e sono sicuro al 100%, ho il 100% di probabilità di trovarmelo di nuovo in 0. L'Hadamard di 1 invece parto dallo stato opposto, applico una rotazione, me lo trovo di nuovo in superposizione, stavolta dalla parte opposta, e anche qua ho lo stesso problema, perché se lo misuro nel momento dove non è in verticale, mi potrebbe collassare in uno o nell'altro col 50% di probabilità. Inizialmente sta rotazione sembra non avere senso, soprattutto lo applico due volte e mi ritorna nello stato iniziale. Questo è il principio degli algoritmi. Vediamo se siete stati attenti. Vi faccio subito un quiz. Allora, ho creato un piccolo algoritmo quantistico, la base, proprio ancora più semplice di quello che viene rappresentato nei libri. Ho uno stato iniziale a sinistra di 0, 0, 0, quindi tutti i bit sono a 0. Applico il NOT, vuol dire che la mia sfera da sopra, da 0, scende a 1. Applico la funzione Hadamard, me la trovo nella parte dietro e nell'asse negativa della X. Ora ho una funzione oracolo, una black box. Non so quale dei bit mi verrà ruotata, cioè una rotazione nell'asse Z, quindi uno dei tre bit mi viene ruotata nel senso opposto, come vedete nell'immagine. Se lo misuro in questo istante avrò il 50% di probabilità, quindi potrei trovarmi 001, 110. Come faccio secondo voi, se siete stati attenti prima, a capire qual è il bit che è stato ruotato? Chi mi dà la risposta? Riapplico la funzione Hadamard. Ecco, questo è il risultato del quiz. Se io riapplico la funzione H, ecco che so che gli altri bit sicuramente me li ritroverò in uno, tranne quella che ha ruotato, perché me la sono trovato davanti. Questa è la base, è il fondamento. Se avete capito questo, avete la base per capire un algoritmo quantistico. Perché tutti gli algoritmi quantistici che conosciuti oggi, che sono 4 o 5, si basano su questo principio. Prendo un bit, lo porto in superposizione, ci applico delle trasformazioni, lo riporto in H e misuro il mio sistema. Entanglement. Questa è sicuramente una delle cose più wow della fisica quantistica. Si dice che se due elettroni vengono messi in entanglement, è una correlazione, e fatti interagire per un certo periodo, una volta che si separano, questi restano correlati, connessi. Vuol dire che se io so lo stato di uno, posso determinare lo stato dell'altro. È una cosa che non sanno spiegare, ma è così. Si chiama entanglement, è questa connessione. Molte volte la trovate come, non entanglement, ma come teletrasporto. Non è il teletrasporto inteso alla Star Trek, ma è l'informazione che viene teletrasportata, perché se applico delle trasformazioni a un bit, anche l'altro verrà influenzato, c'è questa correlazione tra i due, un teletrasporto di informazioni. Quindi ho due elettroni che sono collegati, se li separo e misuro uno, so esattamente lo stato anche di quell'altro. I cinesi hanno fatto un esperimento tra la Terra e un satellite, hanno messo due elettroni in entanglement, ne hanno spedito uno su un satellite, l'hanno misurato e sono riusciti a verificare questa cosa. Cioè a distanza Terra e satellite
i due erano sempre correlati, ogni misura che facevano l'altro con un orologio atomico, penso avessero sincronizzato le cose, sapevano che le cose erano sempre sincronizzate, quindi è dimostrato che è così. Gli stati possono essere tutti e due 0, tutti e due 1, oppure posso avere un entanglement inverso, vuol dire che se uno è su o uno è 0, sono sicuro che l'altro è 1. Per fare l'entanglement solitamente si usa questo nuovo operatore, prima abbiamo agito con degli operatori di rotazione solo su un bit, mentre per fare l'entanglement si lavora su due bit. Il control del knot non è nient'altro che un operatore che se il bit nel punto nero è 1, mi fa il knot di quello sotto, di quello collegato, quindi se è 0 sopra, sotto non lo influenzerà, ma se il bit sopra è 1, mi farà il knot di quello sotto, quindi se ho 1-0 con un controller knot il risultato sarà sempre 1-1, in un caso 1-0, nell'altro caso 1-1. L'altro modo è se mi arrivano tutti e due, quello che vi ho fatto vedere prima, uno inverso dell'altro, basta mettere a 1 o a knot inverso il bit sotto, ecco che da questo momento in poi i bit saranno connessi, ma sarà uno opposto dell'altro. Vi posso far vedere la cosa con una piccola demo. Io ho messo la funzione addMAR dall'inizio, questo mi mette il sistema in superposizione, quindi ho 0, tutti e due a 0, tutti e due 1 il 50% delle volte. Se applico la funzione X, ecco che metto il mio sistema a questo punto, dove ho uno opposto all'altro. Le possibili applicazioni. Di possibili applicazioni si parla in futuro della finanza, dove adesso c'è una complessità magari nel gestire il portafoglio, e cioè è abbastanza complesso al giorno d'oggi, soprattutto nella velocità in cui cambiano le cose, riuscire a gestire tutto. Una possibile applicazione futura del quantum computing potrebbe essere la finanza. Un'altra parte molto interessante, questa è la più interessante, è la parte crittografia, perché tutta la nostra crittografia, l'RSA compresa, è basata su la complessità della fattorizzazione dei numeri primi, che è molto difficile fattorizzarli, ma esiste un algoritmo quantistico che ha inventato un tizio che si chiama Shor, che al 50% di probabilità riesce a fattorizzare i numeri primi in un brevissimo tempo, cosa che fino al giorno d'oggi non si poteva fare. Prima che scappiate tutti a prelevare i vostri risparmi, perché la crittografia potrebbe cadere a breve, esiste già un gruppo che si chiama Post Quantum Cryptography che stanno già lavorando a creare degli algoritmi quantistici di crittografia. Un'altra cosa molto interessante, secondo il mio punto di vista, è il test di nuovi medicamenti. I test dei nuovi medicamenti solitamente sono molto complessi, ecco perché al giorno d'oggi fanno ancora magari esperimenti sugli animali, perché capire come interagiscono determinate molecole a livello atomico eccetera è molto complesso da simulare, anche i supercomputer del giorno d'oggi non riescono, fanno molta fatica a simulare, mentre un computer quantistico per definizione è molto più vicino, ho già qualcosa che è molecolare, atomi, e quindi si parla addirittura di riuscire a creare dei medicamenti studiati per la persona in futuro. Quindi un medicamento potrebbe essere fatto su misura per me e capire che side effect potrebbe avere la miscela ancora prima di essere creata. In generale, negli algoritmi quantistici che abbiamo visto, sono sempre problemi di ottimizzazione. È molto performante nei problemi di ottimizzazione. Ora, la domanda fondamentale di questo talk da cui siamo partiti: ma sto gatto, alla fine, è vivo o morto? Vediamo quanti nerd ci sono tra di voi. La risposta alla domanda fondamentale, qualcuno riconosce questa immagine, cosa direbbe il supercomputer? Chi risponde? 42, bravissimi. Non c'è una risposta, perché non si sa quando verrà emessa la radioattività, quindi finché non apro la scatola, finché non misuro, non posso sapere lo stato del mio gatto, il mio gatto se è vivo o è morto. Di tool che io ho sperimentato, che potete provare, c'è quella dell'IBM, l'IBM Quantum Experience, che è forse uno dei più famosi, dove potete già adesso, in questo momento, andare su, crearvi il vostro circuito, io ho fatto quello dell'entanglement, lanciarlo, vedere i risultati da cache di qualcun altro che l'ha già fatto, oppure lanciarlo veramente su un computer quantistico dell'IBM. E si è limitati al giorno d'oggi credo a 50 bit, quindi voi potete creare il vostro circuito
lanciarlo, verrà eseguito in una coda e vi verrà restituito il risultato e potete vedere i tempi di esecuzione, il risultato probabilistico dell'algoritmo. Un altro che ho visto è quello del Microsoft Quantum Computing, questo anche è abbastanza fatto bene come simulatore e in più c'è tutta la documentazione se non volete comprarvi un libro delle basi di matematica, è fatta molto bene questa parte. Se siete amanti di Visual Studio Code e non di Visual Studio, c'è anche l'estensione per Visual Studio Code dove potete provare e debuggare. Il migliore, secondo me, è quello che vi ho fatto vedere prima, questo, perché ho un feedback immediato delle cose, quindi vedo istantaneamente cosa succede, posso mettere la sfera di blocco e capire in quel momento, nella mia simulazione, dove si trova il mio qubit, e anche le varie probabilità. Un altro abbastanza semplice che ho trovato è questo qua, è molto banale, potete provare a giocare, a creare i vostri primi circuiti quantistici. I libri che vi consiglio se vi interessa l'argomento è, se volete un libro, quelli prima di andare a dormire, è Alice nel paese dei quanti, perché tratta la fisica quantistica in modo molto banale, quindi è un libro di facile lettura. Se vi piace un po' di più la matematica, il Quantum Computing for Scientists, in questo si vedono molto di più i gate come matrici, parto da una matrice, ruoto, e vi fa vedere anche i passaggi, quindi se vi piace la matematica questo è un ottimo libro, o il Gentle Introduction, se avete delle buone basi di matematica questo potrebbe andarvi bene, è l'ultimo che vi consiglio. I feedback, come diceva Mario Fusco stamattina, è la mia prima volta a una conferenza, se avete dei feedback, volentieri, sia in positivo che in negativo. Un feedback immediato che potreste darmi è: vi sarebbe piaciuta una sessione più lunga di 20 minuti per capirci qualcosa di più? Ok, grazie. E per concludere, grazie Voxel. Se avete domande, incontratemi pure, se mi incontrate nel corridoio fatemene pure, io sono quello con la maglietta del gatto di Schrödinger. Non sono un esperto, ma magari a qualche risposta posso già darvi.